proprio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla Via Crucis del Messina. Qui chissà quanti di voi avranno pregato con il pio esercizio della Via Crucis. Da questo luogo, per ricordare quanto accadde nel 1953. Padre Pio aveva 66 anni. C'è proprio un episodio in questa giornata che viene raccontato. Il 30 novembre del 1953, Padre Pio si inquieta con un seminarista. Ecco, in ordine a quello che è il suo carattere, più volte ci siamo imbattuti in questo argomento. Il temperamento di Padre Pio, e ce lo confermano proprio coloro che sono vissuti accanto al Santo Cappuccino, era tutto teso a stringere il cuore. Così raccontavano i suoi confratelli. Ad esempio, dopo un rabbuffo, lo si vedeva di nuovo sorridente, come se nulla fosse stato. Un figlio spirituale, infatti, una volta, dopo una situazione del genere, disse: ma padre, un istante fa sembrava essere finito il mondo, ora invece è tutto cielo. E lui: figlio mio, mi sono turbato solo alla superficie, ma dentro, nel cuore, diceva Padre Pio, c'è sempre tanta calma e tanta serenità. Ecco, che cosa accadde il 30 novembre del 1953? Padre Pio si inquieta con un seminarista, veniva dalla Liguria, da Savona, da Varazze. Chiede scusa a Padre Pio perché lo ha fatto inquietare. Quindi non sappiamo quale sia stato l'argomento, ma Padre Pio si inquieta. Lui subito risponde: ma no, figlio mio, le parole devono essere esternamente qualche volta così, altrimenti ci ammazza. Internamente però mai mandar via la serenità. E sapessi quanto amo tutti, rispose Padre Pio. È il biblico nell'ira non peccare, la cui non facile applicazione Padre Pio spiega a chi, a modi aspri, bruschi, quasi avesse mangiato uva acerba, con l'esortazione a diventare amorevole, pensando a Gesù umile e mite. E proprio Padre Pio, in una di queste situazioni, rispondeva proprio così: io non mi sono mai pentito della dolcezza usata, ma mi sono sentito un rimorso di coscienza, e mi sono dovuto poi confessare, quando ho usato un po' di durezza. Però quando dico mitezza, non dico quella che lascia tutto andare, quella mai, ma intendo mitezza nel senso che deve rendere dolce la disciplina, la quale non va mai trascurata.